Papillon per te. E rappresentano un po' il mondo di Ballando con le Stelle. Perché abbiamo visto un Raimondo Todaro quest'anno, ma ancora prima lo scorso anno, cresciuto, agguerrito, a volte polemico. Insomma, quel ragazzino che abbiamo conosciuto con la Chiabotto 14 anni fa è diventato un uomo. E quest'uomo ha parlato con un altro uomo, con un mio amico, con Giovanni, che ieri sera abbiamo parlato di te tutto il tempo, con Giovanni Ciacci, avete destato molto scalpore, perché due uomini che ballano Ballando con le Stelle, insomma è stata una scelta forte, coraggiosa di Milli, che però a qualcuno proprio non è andata giù, come a Iva Zanzaroni. Vediamo. Trovato totalmente fuori contesto. Okay. Cioè non riesco. In che senso fuori contesto? No, ma scusate, cioè, proprio, ripeto, facciamo spiegare. Mi sembra che appartenga a un altro programma. Possiamo sentire. Ripeto, il discorso estetico, non riesce a prendermi, non riesco a valutare, tant'è che forse non lo voto neanche. Ah, no, non classificato. Esagerato. No, non mi sembra la stessa gara, cosa devo dire? Cioè, secondo me, Giovanni, ti sei un po' penalizzato con questa scelta. Te lo dico sinceramente. Io volevo fare questa esperienza con un uomo, te l'ho detto mille volte. Secondo me tu potresti avere anche del potenziale. Devi votare lei, non la scelta, il ballo, ormai la scelta è stata fatta. A me non è basta. Basta. Bravo, Raimondo. Bravo. Che vieni da me, commentate l'intervista alla lavatrice di Raimondo Todaro e anche quello che è stato. Allora, Zanzaroni è stato chiaro, lui ne faceva una questione estetica. Vabbè, poi diciamo che il nostro obiettivo era quello di far togliere un pochettino di pregiudizi, no? Io a Giugio l'avevo avvisato, gli avevo detto: guarda Giugio, che le prime puntate non saranno semplici, preparati. Poi Ivan è stato uno di quelli, per esempio, che ha cambiato idea durante il percorso di Ballando, quindi il nostro obiettivo era proprio quello e siamo felici di averlo raggiunto. Però tu per la prima volta hai risposto anche tu, di solito lo faceva sempre il personaggio, la stella, non il ballerino. Io non mi ricordo altri ballerini così agguerriti nel parlare con la giuria, forse perché tu sei lì dalla prima edizione da 14 anni e quindi ti senti quasi al loro livello? Ma sai, Caterina, io non ho mai fatto questione di livelli, insomma. Beh, comunque la giuria è la giuria. Beh, la giuria è la giuria, però se dicono una cavolata, chi se ne frega che è la giuria. No. Io la penso così, insomma. Ma Rossella, che fai che applaudi tutta casata? È perché purtroppo io condivido tantissimo, perché alcune volte la giuria è un po' troppo critica e... Però in questi casi Zanzaroni diceva: esteticamente per me il ballo è uomo-donna, cioè non è perché poi sui giornali hanno avuto parlare di omofobia, tutti conosciamo gusto Ivan, soggettivo, gusto soggettivo, ognuno anche da casa ha il proprio gusto, quindi per me vedere Giovanni e Raimondo insieme a ballare per me è stato un grande spettacolo, quindi io, senza offesa per Zanzaroni, che se fosse qua sicuramente mi ucciderebbe, però nel senso delle parole così, però comunque vederli è stato un bellissimo spettacolo, soprattutto perché poi puntata dopo puntata è migliorato tantissimo. Beh, e volava in finale tu, Giovanni, incredibile, sì, perché io lo sopportavo tutti i giorni e doveva fare e continua a ballare. Ma l'hai visto tutto vestito da Rapunzel? L'ho visto. Vogliamo commentare? Ho creato un mostro, gli ho scritti su Instagram. Infatti, in tutti i sensi. Io l'ho avviato e tu l'hai concluso. Attenzione, siete arrivati in finale. Siamo arrivati in finale, la cosa più bella è che abbiamo vinto il tesoretto social, quindi avevamo il sostegno del pubblico, quindi era la cosa più bella, era quella, insomma. Facendo una polemica, cosa è successo? Fermati lavatrice, scusami. Ecco, quest'anno c'è stata una nuova polemica. Tu ballavi con Nunzia De Girolamo. Detta Nunziatina. Nunziatina. Anche lì con Nunziatina siete andati un po' in collisione con la giuria e tu più di una volta in sala prove hai detto: secondo me questa giuria si è canita su di noi, cioè quasi come foste discriminati. Parole forti che quando poi vi siete esibiti il sabato sera, insomma, loro te l'hanno ricordato e lì tu, Raimondo, sei partito. Abbiamo un video. Raimondo.
Uno quando parte o parte o non parte. Sì. Vabbè, però Raimondo, se devo partire. Nella clip ho visto che si è usciti completamente fuori tema e si è parlato di altro rispetto. No, siete voi che siete fuori tema da due mesi, non noi nella clip. Finiamola proprio. Raimondo, sì, torna in te stesso, torna in te stesso. Ok, sei stato a dormire 6 puntate. Hai dormito per 5 puntate e stasera ti sei svegliato. Io sono felice che tu ti sia svegliato dal torpore in cui sei stato per 5 puntate. Però purtroppo la verità è che sei stato trattato in maniera assolutamente equa. Chi a casa ha visto la clip aveva delle prove, basta. Ma cosa? Ma di cosa? Ma non sai che cosa stai dicendo? Raimondo è a Ballando con le Stelle da molti anni, è un ragazzo molto intelligente e molto furbo. E sta recitando la parte di quello che si mette in polemica con la giuria, sapendo che il pubblico adora queste cose. No, attenzione. Io dico, Ivan, che io sarò pure un pochettino paraci, perché sono qui da 14 anni, però sono sempre secondo dopo di te. Perché tu attacchi, l'anno scorso attacchi Ciacci, quest'anno attacchi Suor Cristina. Cioè non mi puoi venire a dire a me che io sono furbo. E tu che sei? Io dico solo che tu fai il bastion contrario del caso dell'anno. Questo io dico. Non faccio il bastion contrario. Se non è furbizia quella. Comunque stai dicendo tutte ragionamento. Cose senza alcun senso. Raimondo, hai ragione tu. Hai toppato di brutto. Cosa vuoi sapere? Beh, no, perché comunque dare del paracci ad una persona più grande di te, con un ruolo da giurato, cioè eri veramente arrabbiato, i toni erano forse troppo accesi, cioè a distanza di tempo non pensi che forse erano, ti sei acceso troppo? No, Caterina, tu mi dici che ero arrabbiato, lui mi dice che stavo recitando. Io dico quello che penso io, lui ha detto quello che pensa lui. Io non ero d'accordo con quello che diceva lui. Ma nel video che hai fatto quindi vedere... Quindi eri arrabbiato o recitavi? Partiamo da questo. Beh, chi mi conosce da 14 anni sa che io non recito. E quindi eri arrabbiato. E poi quando scoppio, però avevo le mie ragioni, nel senso, qualche minuto fa voi avete fatto vedere il video di Jojo. Chi è che attaccava Jojo? Ivan. Quest'anno abbiamo avuto il caso Suor Cristina. Chi è che attaccava Suor Cristina? Ivan. Vabbè, ma se lui quindi ha delle idee diverse dagli altri, però ci quando sta, tu mi vieni a dire a me... Sono amico tuo, ti voglio bene, ma tu reciti una parte, fingi per il televoto, primo meno male che sei un amico, sennò cosa mi diresti? Primo. Secondo, a quel punto io non posso fare finta di niente. Tu mi attacchi, io ti attacco per 3 volte, perché so di avere il coltello dalla parte del manico, perché quando uno ha ragione, ha il coltello dalla parte del manico. E a loro infastidiva sto fatto che c'era chi gli rispondeva e si trovavano sempre spiazzati, perché non sono abituati. Però hanno sempre cominciato loro. Se Ivan a me non mi dice tu reciti una parte, io non mi permetto mai di dirgli a Ivan ma che cavolo stai dicendo? Però se tu pensi che mi dai uno schiaffo io ti porgo pure l'altra guancia, hai sbagliato persona. Vi siete chiariti? Non l'ho mai più sentiti. Ma l'anno prossimo la Carlucci mi darà un altro caso particolare e vai! Hai fatto delle richieste alla signora Carlucci? Premesso che decide lei come capo progetto insieme ai bravissimi collaboratori, autori, però se lei dicesse, guarda, scegli con chi ballare. Io mi porterei Rossellina tutta la vita. Rossellina! Ma posso dire, il paracci sei tu! Solo con Zazzaroni, A proposito di questo, Lorenzo Farina. Quest'anno è nato uno spin-off, anzi da un paio d'anni aspettiamo il sequel, io ho fatto un meme per incorniciarlo perché siamo passati da Ballando con le Stelle a un nuovo titolo e ti prego, eccolo, sono le guerre stellari questa, vogliamo i popcorn, una bella sfida Raimondo, dacci e mi raccomando dacci soddisfazione. No ma io se mi punzecchiano è abbastanza facile. Quindi che facciamo, scusate, le polemiche del passato che rappresentano questi due papillon, li laviamo così cominciamo una nuova era, come direbbe Jovanotti, senza più polemiche, senza più rispondere alla giuria? No, che laviamo, che bello c'è, via. Non laviamo niente. Ma io sto tutto il pomeriggio, quando finisco qui la diretta, torno a casa, vado dai miei bambini e dico non si lanciano le cose e tu mi lanci le cose? Come si chiamano i bimbi? Cora e Guidalberto, non si lanciano le cose, mi raccomando. Grazie, e quindi? Quindi facciamo 1-1?
Sono due, ne laviamo uno. Dai, no, non litigare più con la giuria. Dai, va bene, laviamo su. Li laviamo, dai. Quindi questa è una promessa. Ma soprattutto lo devi dire prima a loro, perché non è che io non comincio mai, se fanno sempre tutto loro. Hashtag vieni da me, vi prego, commentate Todaro, perché io gli vorrei dire tante cose, ma non posso. Prego. Sono le todarine, sono scatenate. Le todarine? Si chiamano così, mi dicono, sì, assolutamente. E c'è chi dice che ha asfaltato Zazza, grande, con la camicia aperta e sguardo fiero, quando difendevi Nunzia, no? Poi c'è chi aggiunge... Quando disse siete voi che siete fuori da due mesi, giuro che stavo volando altissimo, grande, grandissimo assoluto. E poi a proposito della same sex dance con Giovanni Ciacci, scusa, c'è chi, a proposito, stavo guardando un attimo Rinaldi, che oggi è dotato. No, nel senso che con la maglia bianca è un altro effetto. Dimmi. Dicevo, a proposito della same sex dance con Giovanni Ciacci, sì, c'è chi dice due uomini che ballano insieme, dai, open mind, cioè ormai è sdoganata in tutto il mondo. Però se esteticamente ad una persona non piace, questo lo posso capire. Sì, però c'è da dire che in tutto il mondo è molto sdoganata. Sì, portata... ma infatti lui non ne faceva un problema di sesso. Cioè, bisogna anche partire da una cosa... Cioè, lui non faceva un problema dello stesso sesso. Diceva, esteticamente ti vorrei vedere con una donna. Quando ha ballato con Platinette, che è un uomo, non ti ha detto nulla. No, infatti no, in quindi... quell'occasione lì non gli dava fastidio. Perché ballavi con una persona che era vestita da donna. Sì, sì, sì. Quindi bisogna dare atto, bisogna dire le cose ma sai, come stanno. Ma ognuno ha le sue opinioni, ci mancherebbe. Però era il modo come lo diceva e poi comunque il non votare, cioè lo zero. Noi comunque ci facciamo il mazzo, Caterina, tutta la non settimana. Non si dice! Non si dice. Guido Alberto e... Meno male che una donna è un'altra scuola, andiamo avanti. Si dicono le parolacce.